Un decalogo, 10 parole contro la violenza, tanto diffusa sul web e in particolare sui social media, con conseguenze anche tragiche sui più giovani e sui più fragili. Indirizzata ai ragazzi ma anche a genitori ed educatori, l'iniziativa è stata promossa da una community di operatori del settore, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'Università Cattolica. Sono fenomeni sociali diffusi e come tali vanno studiati e compresi. Dalla comprensione nasce anche la individuazione degli strumenti di prevenzione e di contrasto. Virtuale è reale, si è ciò che si comunica. Le parole hanno conseguenze, gli insulti non sono argomenti. Sono solo alcune delle 10 regole che compongono il manifesto della comunicazione non ostile. Dovendo sceglierne uno, e faccio tanta fatica a sceglierla, io scelgo il numero 2, cioè le parole che si usano, i concetti che si usano ti rappresentano e quindi devi assolutamente pensare a cosa vuoi effettivamente dire e a come anche vuoi effettivamente comunicare. Alcuni dati confermano la necessità di educare i giovani ad un uso responsabile dei nuovi media. Il 48% dei ragazzi ha paura di incontrare in internet persone che mentono sulla loro identità e il 41% teme di ricevere molestie o richieste sessuali da adulti.